La scorsa volta ho detto quanto sia necessario testare persone che probabilmente sono state infettate dal coronavirus di questa pandemia attuale. Coronavirus che naturalmente può fare molti danni, quindi è necessario usare tutte le strategie possibili per frenare o mettere sotto controllo appunto quello che provoca. E abbiamo anche detto, abbiamo anche ricordato che il migliore tra i test utilizzati è il tampone molecolare, che va a ricercare nelle secrezioni delle prime vie aeree prelevate attraverso l'uso di una bacchettina, però che si chiama anche tappone, una bacchettina con un'estremità cotonata da inserire nel naso o e nella gola fino ai pilastri tonsillari e anche arrivando anche più giù fino all'inizio della faringe, le secrezioni della mucosa di questi tessuti. Allora, queste secrezioni, se il laboratorio genetico non trova in queste secrezioni la molecola chiave, l'RNA del virus, perciò si chiama molecolare il tampone, e che serve al virus per replicarsi nelle cellule ospiti, nelle cellule sane di chi è stato infettato, vuol dire che il tampone è negativo, il risultato è negativo. Se invece trova l'RNA del virus o suoi frammenti, il tampone risulta positivo. Che cosa significa questo in termini pratici? A parte il fatto che ci possono essere anche dei falsi negativi, nel senso che la persona è stata infettata, però diciamo che la carica virale non è sufficiente a dare una positività all'analisi delle secrezioni e quindi si consiglia di effettuare di nuovo un tampone dopo 24 ore se c'è una se c'è un sufficiente sospetto di contagio. Se il tampone invece è positivo, quindi vengono trovate i frammenti di RNA nelle secrezioni, la malattia è in atto, il contagio è in atto, il virus si sta replicando e quindi ci si aspetta che intervengano le parti positive, le parti negative, voglio dire i risultati negativi, nel senso che la persona svilupperà una malattia più o meno grave a seconda del suo sistema immunitario. In questo caso la persona può, a seconda della gravità degli effetti, stare a casa propria in isolamento oppure va ricoverata e dopo 20-30 giorni bisogna rifare il tampone molecolare che abbiamo detto è il più affidabile. Tampone molecolare è certamente il più affidabile tra i test, però c'ha dei lati negativi perché è una procedura che è piuttosto sofisticata, ha bisogno di un laboratorio, i risultati non sono immediati ma hanno bisogno di qualche giorno ed è molto costoso e quindi per queste caratteristiche non si può applicare a delle comunità piuttosto folte di persone. In questo caso si farà sempre un tampone, ma non molecolare, ma antigenico. Antigenico che non ha niente a che vedere con l'igiene, non è antigienico, ma è antigenico, nel senso che va a cercare nelle secrezioni l'antigene. L'antigene è qualunque batterio, virus, elemento disturbatore come un metallo pesante, un parassita, eccetera, che entra nel nostro organismo e viene immediatamente intercettato e visto e sentito come un elemento estraneo, quindi potenzialmente pericoloso per i nostri sistemi funzionali e quindi viene immediatamente combattuto con le provvidenze che abbiamo, che sono quelle protettive immunitarie del nostro sistema immunitario. Che cosa si cerca con il tampone antigenico? Si cerca l'antigene. L'antigene in questo caso non è tutto il virus, ma soprattutto le spike del virus, quelle famose proteine
che danno il nome al virus, perché insieme, il loro insieme, essendo sulla superficie della capsula, del capside che diciamo protegge il virus, formano come una corona. Quindi tutti i coronavirus, tutti i componenti di questa famiglia di coronavirus sono detti appunto coronavirus perché possiedono queste spike. Perché sono importanti le spike per il virus? Sono importanti le spike perché sono la punta di queste proteine che si aggancia a dei recettori, vedremo dopo quando si parlerà dei vaccini, a dei recettori che hanno un nome particolare che è facile da ricordare perché ricorda un prodotto che serve per pulire a base di varechina, che è l'ACE2. ACE è un acronimo, poi vedremo, insomma, si agganciano a questo recettore che c'è su tutte le cellule del nostro corpo, sulla maggioranza delle cellule del nostro corpo, e serve a regolare fisiologicamente la pressione arteriosa del sangue che circola appunto nelle arterie. Queste spike si incastrano perfettamente, cioè hanno una grande affinità per questa formazione proteica recettoriale, e da qui in poi il virus può entrare nella cellula sana che sta infettando e liberare in essa il proprio RNA. Quindi le spike vengono ricercate dal tampone rapido antigenico. Il tampone si chiama rapido perché in 15 minuti si ha il risultato. Una volta effettuato il tampone, tutto quanto attraverso un kit, le secrezioni vengono processate, in qualche modo vengono analizzate mediante questo kit, che può essere usato tranquillamente nei posti del prelievo. Quindi non c'è bisogno di nessun laboratorio sofisticato che analizzi tutto. Inoltre è molto poco costoso ed è l'ideale per verificare se una grossa comunità di persone, non lo so, per esempio negli aeroporti, le scuole, gli eserciti, eccetera, eccetera, se in queste folte comunità ci sia il virus e come circoli il virus. Anche qui ci possono essere due tipi di risultato: un risultato positivo che dimostra la presenza delle spike o loro frammenti in queste secrezioni, o un risultato negativo che può essere, anche come per il tampone molecolare, un falso negativo. E in questo senso significa che questo risultato va ricontrollato attraverso bisogna sottoporre il paziente ad un tampone molecolare. Sono stati poi effettuati gli studi per creare i cosiddetti i cosiddetti test sierologici. I test sierologici, come dice il loro nome, sono test che hanno bisogno del siero del sangue intero per poter verificare la presenza o meno non di elementi del virus, ma di anticorpi contro il virus. Spieghiamo rapidamente di che si tratta. Il siero di sangue è quella parte del sangue intero costituito da liquidi e elementi corpuscolati, cioè globuli bianchi, globuli rossi, piastrine e proteine, che sono i fattori della coagulazione. E eliminando questi elementi corpuscolati e i fattori della coagulazione rimane un liquido citrino, che è praticamente il siero di sangue. Come si fa ad ottenere il siero di sangue? Facendo un prelievo rapidissimo sulla vena cubitale mediana, quella che noi utilizziamo quando andiamo a farci un prelievo di sangue per verificare i nostri caratteri, i nostri parametri ematochimici. Quindi sono 2,5 cc di sangue che vengono prelevati, messi in una normale provetta di vetro, che non sia però eparinata, perché sennò il sangue non coagula. Eparinata vuol dire con l'interno caratterizzato da uno strato di eparina, sennò il sangue non coagula.
e quindi aspettare qualche ora che il sangue coaguli, cioè vengono a separarsi la parte acquosa, la parte liquida del sangue intero dalla parte corpuscolata e proteica. Che significa questo? Che si ammassa sul fondo della provetta il famoso coagulo, che è quello che a noi non interessa. A noi interessa la parte liquida sopra il coagulo, che viene purificata perché c'è una purificazione di questa parte liquida, perché ci potrebbero essere delle sostanze che potrebbero disturbare anche l'analisi. Dopodiché si vede se dentro questa parte liquida ci sono gli anticorpi, le immunoglobuline, quelle formate subito quando il sistema immunitario intercetta l'estraneo, quindi le spike, oppure se sono un'altra famiglia di immunoglobuline, non le IgM subito prodotte, ma le IgG prodotte dopo una decina di giorni dal contagio, e vedere appunto a che punto è il contagio, se esiste o se non esiste.